L'intervista, un podcast di Giovanni Certomà. Notizie, approfondimenti, attualità. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori e con i quali ci seguono in podcast e in videocast. Siamo praticamente in diretta collegati con Venezia, con il villaggio Coldiretti, dove si stanno svolgendo le premiazioni dell'Oscar Green, dove ci sono diverse categorie, e ci siamo collegati con l'amico Emilio Arpiano, che pochissimi istanti fa è stato, come dire, proclamato vincitore dell'Oscar Green Coldiretti categoria Custodi d'Italia con la sua manna, che è la linfa del Frassino. Allora raccontaci l'emozione di aver ricevuto pochissimi istanti fa questo premio dalla Coldiretti, categoria Custodi d'Italia, 23enne, lo ricordiamo, di Castelbuono, che insomma sei un amante della terra, ma custode appunto della terra. Non a caso questa categoria si chiama così. Siete dei custodi, degli agricoltori eroi, come potremmo definirti? Intanto dico che è stato un grandissimo onore, è stata anche una grandissima responsabilità, perché comunque sono qui comunque col fatto di rappresentare le Madonie, rappresento la manna, una cultura veramente millenaria, oltre che una coltivazione, una produzione tipica, è proprio una cultura, perché comunque realmente uno porta avanti un qualcosa che è molto più grande della persona, quindi in questo caso io, c'è un qualcosa che è una gestualità, un rito che hai lì, che si ripete da più di 1000 anni, che è sempre quello, una tradizione che in 1000 anni non si è mai persa, soprattutto quei gesti, secondo me ha un peso pazzesco. E quindi devo dire che intanto realmente è stato un onore. E poi poter vincere questo premio, tra l'altro incredibilmente prestigioso, perché eravamo più di 1000 a concorrere, quindi è stato molto prestigioso, è stata una grandissima cosa. Mi fai dire che sono orgoglioso di essere tuo amico, perché ti conosco da qualche anno, so come lavori, la passione che ti ha mosso per questo mestiere, e anche l'umiltà e il non esibizionismo con cui lo fai. Adesso stai ricevendo il premio e per forza di cose ti trovi sul palcoscenico di questa cultura, che è quella della manna, che nel Parco delle Madonie sta rinascendo, sta riconquistando, come dire, il primato di biodiversità che la caratterizza. Sì, diciamo che intanto questo premio per me rappresenta, diciamo, un punto esclamativo per me, per la mia azienda, per la manna, appunto, come stavo dicendo. Però non è che è un punto d'arrivo, cioè per me è un punto di partenza, perché da questo comunque lavoro, continuo a lavorare come ho fatto anche in questi ultimi 12 anni, perché anche è giusto dirlo, sono 12 anni che comunque faccio, diciamo, questo lavoro proprio di andare a incidere la corteccia del Frassino, e quindi diciamo che continuerò sempre sulla linea guida su cui ho lavorato in questi anni. Comunque ripeto, una grandissima onore, io ti ringrazio anche per le bellissime parole spese, perché comunque è bello, sono contento che sia passato e che passi il messaggio giusto, perché questo deve essere anche un messaggio per dei giovani, per i ragazzi che non lo so, non hanno un pezzo di terra, non sanno magari cosa andare a fare. Possono lanciarsi in qualsiasi cosa, che sia la manna, che sia la vite. Io comunque nell'azienda, poi come sai, ho anche altri 3 prodotti, che comunque è il vigneto, il zafferano e l'olio. E quindi chiunque abbia un'idea, un qualcosa che vuole provare, deve assolutamente lanciarsi. Perché comunque è quello la vera vittoria a quel punto. La tua azienda, lo ricordiamo, è un'azienda di 14 ettari nell'area di Castelbuono Pollina, che è quell'area geografica in cui questo nettare, che è la manna, viene fuori. Viene fuori però sapendo e lavorando con maestria, perché insomma...
da una, vogliamo ricordare da una pianta di manna quanto si ottiene in media, in grammi? In media di grammi su una pianta ci aggiriamo tra i 150 e i 250 grammi, diciamo che un range di 100 grammi che oscilla, perché chiaramente diciamo che la manna è molto aleatoria, quindi nel senso che significa che se c'è una stagione in cui c'è, sono temperature troppo alte o troppo basse, la manna sta su un range di 10 gradi, quindi tra 25 e 35. Sopra i 35 le piante vanno in protezione, quindi non producono manna. E invece sotto i 25 producono la linfa, cioè emettono linfa, ma è molto liquida e quindi non arriva a condensare. Vogliamo ricordare i diversi e i molteplici utilizzi della manna, anche in campo farmacologico. Sì, sì, la manna diciamo che il più famosi diciamo attualmente come proprio utilizzi sono in campo farmacologico, in campo cosmetico, e adesso invece più di recente si è iniziata a scoprire anche nella ristorazione, quindi ci sono diversi chef, ma non solo locali, quindi non soltanto a Castelbuono, ci sono i chef che utilizzano la manna nei loro piatti. E quindi questa è anche una cosa molto bella, diciamo le proprietà della manna sono moltissime, io ora difficile anche elencarle tutte, sono studi proprio fatti dall'Università di Palermo e anche mi appoggio ad altre università e penso si è scoperto che comunque la manna fa bene diciamo al sangue, quindi praticamente depura il sangue, depura la cistifellea dalla bile. E poi tra l'altro ha una caratteristica più che una proprietà che può essere anche assunta tranquillamente dai diabetici, perché non contiene il glucosio ma altri quattro zuccheri. Che annata è questa per la manna, questa 2024? Ancora non si può dire. Tocchiamo un tasto piuttosto dolente, perché insomma la crisi idrica che sta un po' attanagliando l'Italia, ma in particolare diciamo la Sicilia non vi rende e non vi renderà facile il lavoro. Diciamo che l'annata sulla manna attualmente sembra abbastanza buona, perché per fortuna localmente, almeno lì in zona di Castelbuono e Pollica, qualche pioggia in più rispetto al resto della Sicilia c'è stata, tant'è che c'è un amico che ha un campo di grano e il suo grano è abbastanza alto, mentre se uno va nell'Ennese, quindi le zone proprio che sono il granaio proprio d'Italia, lì realmente quello è il granaio d'Italia, e lì troviamo una situazione che è devastante, nel senso che non si potranno neanche far entrare le trebbiatrici, cioè non c'è nulla da raccogliere. Per fortuna siamo lì nella zona in Castelbuono, Pollina, tutto questo lato, diciamo il lato praticamente sud-sud-sud-ovest delle Madonie, qualche goccia d'acqua in più è venuta. Sulla manna sembra una buona stagione, ancora non un pochino presto, diciamo che domenica dovrei cominciare almeno con le incisioni. Io ho fatto già la prima, quindi mi sono, diciamo, si vuol dire, portata avanti col lavoro e comincerò presumibilmente domenica. Devo fare un attimo di osservazione, devo andare a guardare come si stanno comportando, e che comunque il frassino, ricordiamolo, è molto capriccioso, quindi diciamo che fa un po' quello che dice lui, devo vedere il colore della foglia, devo andare a vedere anche il terreno come si presenta attorno alla pianta, è tutta una serie di cose. Dovrai metabolizzare anche, come dire, l'emozione di questi giorni, di questo premio. Ma questo premio lo vogliamo far vedere ai nostri amici, quelli che ci seguono? Esatto, volevo dire questo. Ora entriamo un attimo nel vivo qui della manifestazione, della festa. Vi porto proprio, diciamo, nel mio punto dove sono io, che c'è il premio, c'è la manna. Diciamo, e anche il coltello da manna. Giovanni Pasquale, che è il nostro direttore di Venezia. Ho visto la presidente, la Tiziana Pomaretto, proprio nel villaggio di Coltello. Inossidabile, inarrestabile, Marina Montedoro, che devo ringraziare a nome ovviamente. Dove lo sistemerai, Emilio, questo premio? Tante persone che hanno lavorato, quindi un grazie a tutti. Aspetta, mi risposto. Venezia con voi. Dove lo sistemerai questo premio?
E lo sistemerò insieme all'altro, quello regionale che ho vinto a Segesta settembre scorso, perché comunque sono tutte e due premi di cui sono fiero di aver vinto intanto quello regionale, perché comunque è stato, ripeto, una grandissima cosa anche quello, una grande esperienza, è un grande onore anche lì comunque aver potuto rappresentare la Sicilia in Sicilia. Qui invece è bellissimo, cioè è un'emozione enorme, ancora adesso diciamo ancora non ho metabolizzato perfettamente, un'emozione enorme perché qui ho rappresentato la Sicilia proprio in Italia, quindi è bellissimo. Beh, hai ricevuto l'Oscar, Emilio, non c'è altro da dire, l'Oscar Green Coldiretti categoria Custodi d'Italia, questo premia la tua tenacia, la tua passione e tutti coloro i quali ti sostengono, in primis naturalmente la tua famiglia, tuo papà, tua mamma, che sono sempre al tuo fianco. Noi ci rivedremo, insomma, fra qualche decina di giorni, no? Quindi avrò modo di vedere, di toccare dal vivo il premio che ti porterai a casa. Sì, di toccare dal vivo il premio e anche la manna, ci faremo un giretto. Grazie Emiliano, neo vincitore dell'Oscar Green Coldiretti categoria Custodi d'Italia, direttamente dal villaggio di Venezia. Buona permanenza e buon rientro a Castelbuono. Grazie mille, ciao Giovanni. Ciao Emilio, un saluto ai nostri ascoltatori. Un saluto a tutti.